Iniziamo il consiglio comunale. Invito il segretario generale a procedere all'appello nominale dei consiglieri. Fioravanti Marco. Presente. Agostini Mauro. Presente. Tameli Francesco. Assente. Ascarini Marica. Assente. Bono Alessandro. Presente. Camele Leonora. Assente. Cannella Stefano. Presente. Cappelli Luca. Presente. Celani Piero. Assente. Cinciarini Flavia. Presente. Di Micco Massimiliano. Assente. Filiegge Alessandro. Presente. Franquellucci Pietro. Presente. Girardi Micaela. Presente. Lattanzi Luigi. Mancini Vincenzo. Presente. Massi Daniela. Narcisi Carlo. Assente. Nardini Emilio. Assente. Pagliaccio Alessio. Assente. Pantaloni Francesca. Petracci Patrizia. Presente. Premici Emilio. Presente. Procaccini Angelo. Rosa Alessio. Assente. Seghetti Piera. Assente. Simonetti Maurizio. Presente. Speri Massimo Maria. Presente. Stipa Elena. Presente. Tacchini Mario. Presente. Tamburri Massimo. Presente. Trontini Laura. Presente. Viscione Francesco. Assente. Prego, Presidente, il numero è legale. Grazie segretario. Allora designo due consiglieri di maggioranza, Pantaloni e Tanchini, e uno delle opposizioni, Speri, alla funzione di scrutatore. Non so se il consiglio presumibilmente lo finiremo per le 17:45-18. Non so se il sindaco ha dichiarato. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Prima di fare le comunicazioni vorrei pubblicamente ringraziare l'ingegnere Cristoforo Weldon, che oggi è l'ultimo giorno di lavoro perché va in pensione. Lo ringrazio per... la sua passione che ha messo nel lavoro. Nel lavoro per servire questa amministrazione e questa città, e per la sua professionalità. È stato un grande manager pubblico che ha sempre avuto un atteggiamento di risoluzione dei problemi, quindi veramente lo ringrazio, perché non solo in questi 2 anni e mezzo per la nostra amministrazione, ma anche prima ha contribuito a far crescere la nostra bellissima città. Quindi veramente grazie di cuore, grazie anche dell'atteggiamento, della passione, del atteggiamento costruttivo con tutte le amministrazioni che si sono susseguite. E se vuole salutare il consiglio. Grazie, un applauso ulteriore. E grazie, io non ho comunicazione, però un breve intervento lo vorrei fare. Noi stiamo vivendo una fase molto... molto delicata e complessa per la nostra nazione, ma anche per la nostra città. Noi siamo in una fase molto complessa, più di altri territori, perché non solo la pandemia, noi abbiamo avuto anche il terremoto del 2016. Adesso stiamo cercando anche di velocizzare la ricostruzione pubblica e privata, e per quanto riguarda, voi tutti sapete che questa amministrazione ha messo come priorità nell'agenda politica e amministrativa la ricostruzione e l'adeguamento delle scuole. Noi abbiamo sollecitato il commissario straordinario a fare l'ordinanza Ascoli, grazie al nostro ufficio tecnico, grazie all'architetto Galante, all'ingegner Pier Battista, abbiamo
condiviso questa ordinanza con l'ufficio commissariale, un'ordinanza che va nella direzione di velocizzare il processo di progettazione di ricostruzione e adeguamento delle scuole. Noi abbiamo 11 scuole già finanziate, la scorsa settimana abbiamo avuto un'ulteriore notizia di finanziamento di 2 scuole e anche dell'Università di Architettura a Lungo Castellano e all'Annunziata. Questo secondo finanziamento contributo, che se non sbaglio è di circa 6 milioni di euro, non verrà gestito dal Comune di Ascoli ma da Invitalia, e quindi costantemente facciamo riunioni anche con la struttura commissariale, da una parte per monitorare il percorso amministrativo di progettazione e di ricostruzione e dall'altra parte per trovare insieme delle soluzioni per velocizzare il processo. E quindi vi volevo aggiornare che siamo partiti con la progettazione di gran parte delle scuole. Per quanto riguarda la scuola media di Monticelli Don Giussani, stiamo aspettando l'ultimo parere dalla struttura commissariale per fare la gara dei lavori di ricostruzione. Lì i tempi sono stati molto lunghi a causa della burocrazia che non ci ha messo in condizione. Adesso con questa nuova ordinanza sicuramente riusciamo un po' a velocizzare, però non ci accontentiamo. E siccome abbiamo di fronte la stagione del PNRR, che ci saranno molte risorse a livello nazionale, ma molte risorse saranno dedicate al cratere, quindi in queste terre, in questi territori, vogliamo sollecitare tutta la politica nazionale in modo trasversale a trovare percorsi che possono velocizzare l'attuazione, la messa a terra di queste risorse. Come sapete, noi siamo stati i sesti in Italia ad avere il finanziamento PINQUA e con le procedure ordinarie facciamo molta fatica. Quindi stiamo cercando anche di scrivere una proposta per cercare anche di sollecitare la politica nazionale a trovare strade più veloci, ovviamente sempre nel rispetto delle norme, ma anche a modificare le norme che possono essere anche più attuali in questo periodo storico, perché il rischio che corriamo fortemente, non solo noi ma tutta l'Italia, in particolar modo l'Appennino centrale, che sta perdendo abitanti, purtroppo l'abbiamo letto anche oggi dal giornale, poi su questo farei una parentesi, ne parleremo successivamente. E il rischio forte è che le risorse messe in campo vengono vanificate, perché le risorse che oggi sono messe in campo per l'housing sociale, per la ricostruzione delle scuole, per una visione economica, tra dieci anni l'esigenza economica del territorio può cambiare. Quindi se ci mettiamo 10 anni a mettere a terra tutte le risorse possibili, rischiamo anche di vanificarle e non trasformarle in opportunità lavorative ed economiche. Quindi invito tutto il Consiglio ad aprire una pacifica riflessione per cercare anche di fare una proposta nazionale, per cercare anche di trovare strade certe, tempi certi, perché qui il problema dell'Italia è che i tempi non sono mai certi. Quando un giornale o un cittadino mi chiede a me quando riuscite a fare questa opera, la data non la posso dare, perché ci sono 100 variabili che non dipendono da noi, che non riusciamo a controllare né noi né i dirigenti pubblici. Quindi noi abbiamo bisogno di procedure certe, di tempi certi, di velocizzazione. Abbiamo bisogno di velocizzazione in questa fase, perché il rischio grande è quello che di lasciare ai nostri figli un debito grande senza trasformare in opportunità economiche queste risorse. Quindi
non deve essere un lamento, ma deve essere un atteggiamento costruttivo. Quindi noi dobbiamo fare la nostra parte. Io sono in campo per fare la mia parte, però invito tutti i consiglieri ad aprire una riflessione, come dicevo, pacifica, per trovare elementi costruttivi di proposte, perché se l'Italia si ammoderna in questa fase a livello politico-amministrativo potrà avere un futuro alto. Se non lo fa, rimane indietro, avendo tanti soldi, tanti debiti, nessuna opera. Quindi veramente grazie, però ci tenevo a fare con voi questa riflessione. Grazie Sindaco. Allora passiamo all'ordine del giorno del Consiglio. Prima chiederei al Consiglio di votare l'anticipazione del punto all'ordine del giorno, dell'ultimo punto all'ordine del giorno, che è quello che riguarda il bilancio consolidato, per dare continuità all'ordine del giorno, perché successivamente c'è la ratifica della delibera di giunta. Abbiamo già in aula sia l'assessore Corradetti che la dottoressa Mattioli, quindi se non ci sono problemi farei votare i consiglieri per l'anticipazione del punto eh, 12, approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021-23, articolo 11 bis del decreto legislativo 118-2011. Consiglieri favorevoli? Sembra l'unanimità. Unanimità. Allora passiamo al punto sull'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020, articolo 11 bis decreto legislativo 118-2011. Si comunica che sulla presente atto abbiamo avuto il parere favorevole dei revisori dei conti, che la proposta è stata esaminata dalla Commissione Servizi Comunali, Gestioni Dirette Partecipate e Affidate a Terzi nella seduta del 30 settembre, che ha espresso parere favorevole all'unanimità dei votanti. Quindi 5 minuti l'assessore Corradetti per la relazione, prego. Allora, un saluto consolidato e consolidante al Sindaco, ai colleghi assessori e ai consiglieri. Mi accingo per il nuovo anno ad esporre i punti salienti del bilancio consolidato del nostro comune. Bilancio consolidato che, come sappiamo, rappresenta un bilancio complessivo dei dati di bilancio sia del nostro ente comunale sia di tutte le società partecipate dal comune di Ascoli Piceno, ritenute all'interno di un perimetro di consolidamento che è stato deliberato precedentemente. È un bilancio importante, un bilancio che non ha un carattere autorizzatorio come bilancio di previsione, però è, diciamo, un bilancio che misura lo stato di salute della gestione sia comunale e sia della gestione delle società partecipate. Di conseguenza, quali sono le società che sono comprese in questi numeri? Sono oltre al comune, sono l'Ascoli Servizi Comunali, l'Ascoli Reti, il CIP, la Start SPA e la Start Plus. Quindi, dopo aver effettuato delle rettifiche nei rapporti tra i soggetti consolidati, si è arrivato a un aggregato che a mente, ma con riserva di ulteriore specifica, è rilevabile nel patrimonio netto del consolidato, che nel 2020 rispetto al 2019 presenta un incremento di 3 milioni e mezzo di patrimonio. Significa che il comune e le società partecipate hanno creato valore per 3 milioni e mezzo, oltre a offrire i servizi pubblici essenziali dei quali si occupano. In assoluto, praticamente, il patrimonio consolidato ammonta a circa 156 milioni di euro. Quindi se ci vogliamo vendere tutto il comune con tutte le partecipate, minimo dobbiamo chiedere 156 mila euro. Dopo non so che ci facciamo, però insomma, il prezzo è milioni, 156 milioni di vabbè, ho cercato di agevolare, ma comunque 156 milioni di euro. Quindi propongo a questo consiglio di approvare il bilancio consolidato
e mi tengo a disposizione per eventuali precisazioni, dettagli o chiarimenti. Grazie. Grazie Assessore, non so se la dottoressa Mattioli ha qualcosa da aggiungere. No. So se c'è qualche domanda, visto che è già andata all'unanimità dei votanti in commissione, se non ci sono domande. Non so se il sindaco... No? Quindi possiamo andare in dichiarazione di voto, ci sono dei consiglieri in dichiarazione di voto? Non ci sono, quindi possiamo andare in votazione sulla proposta di deliberazione relativa all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020, articolo 11 bis del decreto legislativo 118 del 2011, consiglieri favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 19 voti favorevoli e 5 astenuti la proposta è approvata. Immediata eseguibilità della deliberazione. Consiglieri favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 19 voti favorevoli e 5 astenuti è stata dichiarata immediatamente eseguibile la proposta di deliberazione. Passiamo a quello che era il punto 1, quindi ratifica della delibera di giunta comunale numero 277 del 2 settembre 2021, avente per oggetto variazione di bilancio di previsione 2021-23, sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267-2000. Si comunica che sulla presente variazione il Collegio di Soli Conti ha espresso parere favorevole. Si fa presente che la proposta è stata esaminata dalla Commissione Consigliare Programmazione e Bilancio nella seduta del 28 settembre 2021, che ha espresso parere favorevole all'unanimità dei votanti. Prego l'assessore Corradetti, 5 minuti per la relazione. Eccoci qua, andiamo nel dettaglio con questa proposta di deliberazione inerente alle variazioni di bilancio, che vado ad esporre. Allora, partiamo da un'entrata e uscita di un contributo della Regione Marche per l'evento, per la manifestazione Controvento, quindi per 27.000 euro abbiamo un'iscrizione in entrata e una pari iscrizione in uscita. Poi abbiamo ancora Regione Marche che destina 10.000 euro per la manifestazione Marche Storie. Di conseguenza siamo ad annotare in entrata e in uscita le 10.000 euro. Poi abbiamo un contributo del bacino imbrifero del fiume Tronto, il BIM, che ha destinato 11.000 euro al comune per il festival Su queste pietre. Quindi appostiamo in entrata e in uscita tale somma. Poi abbiamo una variazione più rilevante spalmata sul triennio del bilancio di previsione, quindi 2021-2023, che riguarda il servizio di guardiania di contenitori culturali, quindi con alcune economie a valere su economia del progetto cinema di 5.100 per il 2021. Per il 2022 abbiamo un'economia di 15.300 sugli spettacoli di prosa, per l'anno 2023 un'economia di 70.500 euro sulle spese di personale conseguenti ai previsti pensionamenti. E quindi in base a questo economia minore spesa di questo tipo, maggiore spesa per il servizio di guardiania. Servizio di guardiania che oggi ho potuto personalmente sperimentare perché mi vedevo seguito da una persona in abito nero, ho cercato di divincolarmi, poi mi ha sparato il Green Pass e ho detto guarda, come assessore devo controllare il Green Pass, quindi è già in funzione il servizio di guardiania. Queste sono le variazioni che ho esposto e che si propongono all'approvazione del Consiglio Comunale. Grazie. Grazie Assessore. Dottoressa Mattioli, non so se vuole intervenire. Anche qui è stata approvata l'unanimità dei votanti, non so se ci sono qualche domanda, qualche consigliere che sia di intervenire.
No. Andiamo in dichiarazione di voto. No, allora possiamo andare in votazione, consiglieri in aula, se qualcuno è uscito. Allora possiamo, procediamo alla... Consigliere Di Micco, lei partecipa al voto? Consigliere Di Micco? Allora, se può... Consiglieri favorevoli alla votazione sulla ratifica della delibera di giunta comunale numero 267 del 2 settembre 2021. Consiglieri favorevoli? Contrari? Astenuti? Gli altri tutti favorevoli, mi sembra. Con 20 voti favorevoli e 3 astenuti, la proposta è approvata. Immediata eseguibilità della deliberazione. Consiglieri favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 20 voti favorevoli e 3 astenuti è approvata la immediata eseguibilità della proposta di deliberazione. Passiamo al punto successivo, adozione definitiva della variante al piano regolatore generale del Comune di Ascoli Piceno per la destinazione di un'area bike park, parco della bicicletta e località Campolungo di Ascoli Piceno. Si fa presente che la presente proposta nella seduta del 27 settembre 2021 è stata esaminata dalla Commissione Urbanistica e ha espresso parere favorevole all'unanimità. Prego l'assessore Silvestri, 5 minuti per la relazione. Sì, buonasera Presidente, saluto tutti, il Sindaco e tutti i consiglieri comunali, i colleghi assessori. Allora, questa è una delibera che già abbiamo noi adottato qualche mese fa circa la realizzazione nell'ambito di un progetto molto più ampio che comprende la realizzazione di un velodromo nella zona di Campolungo, prevede la realizzazione di un'area di bike park sempre nella stessa zona. Chiaramente è una presa d'atto perché, come ben voi sapete, sono i fatidici canonici mesi che sono messi a disposizione sia nell'albo pretorio sia per chiudere le dovute controdeduzioni, e queste non ci sono state controdeduzioni, bensì si sono avute i pareri favorevoli da parte dell'ASUR, da parte dell'ANAS e da parte del Consorzio di Bonifica delle Marche. Quindi ecco, non so se c'è l'ingegner Leccesi che vuole integrare. Lo chiama? Sta qui fuori. Se vuole integrare, comunque dal punto di vista è un atto, una presa d'atto, come dicevo in commissione, è una presa d'atto che facciamo come giunta, come consiglio comunale dell'iter per l'avvio di tutto l'iter per finanziamento e per quant'altro. Grazie assessore, ingegnere. Sono qui fuori. Massimiliano, mi chiami di Leccesi. Se c'è l'ingegner Leccesi, magari se vuole completare. Ingegnere, buonasera. L'assessore ci ha relazionato sulla proposta relativa all'attuazione della variante al piano regolatore generale per il bike park. Non so se lei vuole integrare la relazione, assessore. Grazie. Ok. Se avete domande vi rispondo, altrimenti penso sia esaustiva. Perfetto. Ora non so se qualche consiglio, qualche domanda. No? Allora possiamo andare, ringraziamo l'ingegnere. Prego. Per la disponibilità, possiamo andare in dichiarazione di voto sulla proposta. Ci sono consiglieri in dichiarazione di voto?
No? Allora possiamo andare in votazione sulla proposta. Consigliere Di Miccola, che la invito a rientrare sugli scranni per la votazione, grazie. Ora andiamo in votazione. Consiglieri favorevoli alla proposta di deliberazione? Approvata all'unanimità. Immediata eseguibilità della deliberazione. Consiglieri favorevoli? Votata la immediata eseguibilità all'unanimità. Passiamo al punto successivo. Recupero di edificio privato danneggiato dagli eventi sismici. Legge regionale 25/2017, esclusione della fattispecie di quell'articolo 4,3 ter, lettera C, ditta Mazzarelli Italo. Si fa presente che nella seduta del 27 settembre 2021 la decima commissione consiliare urbanistica esamina la proposta e ha espresso parere favorevole all'unanimità. Prego, assessore Silvestri, 5 minuti per la relazione. Allora, questo riguarda il recupero di un edificio danneggiato dal sisma nel 2016. Come ne abbiamo esaminato in altri negli scorsi mesi, a seguito dell'analisi di studi tecnici e dello studio da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione, che ha espresso parere favorevole perché questo edificio si è inserito nell'L4, noi portiamo in consiglio questa presa d'atto di favorevole chiaramente per far sì che questo edificio, che il signor Mazzarelli Italo in una lettera 9/8/2011 ha confermato i danni sismici notevoli che ha avuto, esprimiamo parere favorevole affinché rientri in quelle categorie di L4, cioè la demolizione e la ricostruzione, come ci ha confermato anche l'ufficio speciale per la ricostruzione. Quindi questa delibera, come abbiamo fatto in passato e come ci sono quelle che verranno, le altre tre che verranno, cambiano soltanto i soggetti, rientra in questa categoria. Chiaramente cambia la localizzazione dell'edificio, in questo caso parliamo di un edificio che si trova nella frazione di Polesio. Grazie assessore Silvestri, non so se l'architetto Galanti vuole aggiungere qualcosa. Grazie architetto. No, anche in questo caso sono a disposizione per eventuali dubbi, ma sono pratiche che abbiamo già visto in passato. Grazie architetto. Allora, se ci sono consiglieri per gli interventi o qualche quesito, altrimenti andiamo in dichiarazione di voto. Consiglieri in dichiarazione di voto? Non ci sono. Allora passiamo. Allora, votazione. Consiglieri favorevoli alla proposta di deliberazione? Proposta approvata all'unanimità. Immediata eseguibilità della deliberazione? Consiglieri favorevoli? Immediata eseguibilità approvata all'unanimità. Passiamo al punto successivo. Recupero di edificio privato danneggiato dagli eventi sismici. Legge regionale 25/2017. Esclusione della fattispecie di quell'articolo 4,3 ter, lettera C, ditta UMS Martin Joseph. Si fa presente che nella seduta del 27 ottobre 2021 la decima commissione consiliare urbanistica ha esaminato la proposta e espresso parere favorevole all'unanimità. Prego assessore Silvestri, 5 minuti per la relazione. Sì, questa, come dicevo, come la precedente e come le altre, è un L4 anche questo, cambia il soggetto proponente e la localizzazione, che è sito in frazione Vena Grande. Anche qui l'ufficio speciale per la ricostruzione ha espresso parere favorevole in relazione alla valutazione preventiva del livello operativo L4, è pervenuta all'ufficio urbanistico la richiesta da parte del soggetto UMS Martin Joseph il 28 luglio 2021, quindi oggi noi con questa delibera diamo attuazione alla demolizione e alla ricostruzione dell'edificio di proprietà del signore sopracitato. Grazie assessore, architetto sempre a disposizione per i quesiti, se ci sono consiglieri in dichiarazione di voto. Ora procediamo alla votazione. Consiglieri favorevoli
sulla proposta di liberazione sul recupero di edificio privato danneggiato dagli eventi sismici riguardanti la ditta UMS Martin Joseph. Consiglieri favorevoli? Proposta approvata all'unanimità. Immediata eseguibilità della deliberazione. Consiglieri favorevoli? Immediata eseguibilità approvata all'unanimità. Passiamo al punto successivo, recupero di edificio privato danneggiato dagli eventi sismici, legge regionale 25/2017, esclusione della fattispecie di quell'articolo 4,3 ter, lettera C, ditta Ciabattoni Giuseppe. Si fa presente che nella seduta del 27 settembre 2021 la Commissione Consiglio Urbanistica ha esaminato la proposta e espresso parere favorevole all'unanimità. Prego, Assessore Silvestri, 5 minuti per la relazione. Sì, questa è come le precedenti, riguarda di un immobile sito in frazione Piaggi di proprietà del signor Ciabattoni Giuseppe. L'ufficio speciale per la ricostruzione l'ha riconosciuto tale da nell'ambito della valutazione preventiva del livello L4, quindi a seguito della richiesta del 29 luglio del 2021 del signor Ciabattoni Giuseppe, classifichiamo questo immobile tra quelli di particolarmente gravità di danno post sisma, e quindi accogliamo questa proposta affinché venga demolito e poi venga fatta la procedura per la ricostruzione. Grazie Assessore Silvestri. Quesiti, interventi, consiglieri in dichiarazione di voto? Ora andiamo in votazione sulla deliberazione. Consiglieri favorevoli alla proposta di deliberazione sul recupero di edificio privato danneggiato dagli eventi sismici ditta Ciabattoni Giuseppe, consiglieri favorevoli? Proposta approvata all'unanimità, immediata eseguibilità della deliberazione, consiglieri favorevoli? Immediata eseguibilità approvata all'unanimità. Passiamo al punto successivo, recupero di edificio privato danneggiato dagli eventi sismici, legge regionale 25/2017, esclusione della fattispecie di cui all'articolo 4,3 ter, lettera C, ditta Capriotti Piero Giuseppe. Si fa presente che nella seduta del 27 settembre 2021 la Commissione Consiglio Urbanistica ha esaminato la proposta e espresso parere favorevole all'unanimità. Prego, Assessore Silvestri, 5 minuti per la relazione. Questo è un immobile sempre L4, in frazione Valle Fiorana, c'è nota del proprietario dell'immobile 13 agosto 2021 in cui sottolinea la non sussistenza della necessità di procedere a interventi di recupero e restauro, quindi acclariamo ciò che ci evidenzia l'ufficio speciale per la ricostruzione, cioè della classificazione un immobile di L4, quindi demolizione e ricostruzione. A conclusione di queste quattro delibere volevo dire che tutte le delibere sono corredate dalla documentazione fotografica, dal rilievo dell'edificio e dal decreto di approvazione del livello del danno. Grazie. Grazie Assessore Silvestri. Ci sono consiglieri che vogliono intervenire? Consiglieri in dichiarazione di voto? Allora andiamo in votazione sulla proposta di deliberazione relativa al recupero di edificio privato danneggiato dagli eventi sismici ditta Capriotti Piero Giuseppe. Consiglieri favorevoli? Proposta approvata all'unanimità. Immediata eseguibilità della deliberazione. Consiglieri favorevoli? Immediata eseguibilità approvata all'unanimità. Ringraziamo l'assessore Silvestri per le relazioni. Passiamo al punto successivo. Costituzione del Comitato a supporto della candidatura del Comune di Ascoli Piceno a Capitale Italiana della Cultura 2024, provvedimenti. Si fa presente che nella seduta del 29 settembre 2021 la Commissione Consiglio di Cultura ha esaminato la proposta ed ha espresso parere favorevole all'unanimità dei votanti. Prego il Sindaco, 5 minuti per la relazione. Grazie Presidente. Oggi portiamo in consiglio la proposta di deliberazione per la costituzione del comitato di scopo a supporto della candidatura del Comune di Ascoli Piceno come capitale italiana 2024. E per noi questa fase è una grande occasione, una grande opportunità. Noi intendo come territorio, non come città. Infatti, come sapete, abbiamo attuato un processo partecipato, e ovviamente un processo
partecipato ampio, anche perché abbiamo incontrato i sindaci ben due volte, tutti i consigli comunali dei comuni della provincia hanno, non tutti ancora però stanno ultimando, tutti i consigli comunali dei comuni della provincia hanno deliberato all'unanimità il sostegno, il supporto a questa candidatura per il 2024. Ovviamente il processo partecipato è stato un po' accelerato perché rispetto agli altri anni è stata anticipata la presentazione del dossier al 19 ottobre, quindi ovviamente abbiamo dovuto accelerare, anche se è da gennaio in realtà che ci stiamo lavorando. Sono state incontrate oltre 150 associazioni, tra associazioni culturali e associazioni del sociale, quindi è stata data la possibilità al territorio di poter dialogare, dare spunti, e quindi in questa fase stiamo cercando di fare sintesi tra i tanti spunti arrivati interessanti sia del territorio ma anche fuori. E quindi questo comitato a cosa serve? Uno, sarà un comitato di scopo a supportare la candidatura da qui a marzo. A marzo sapremo l'esito del risultato. Però secondo me, secondo il mio onesto parere, l'importante per questa città e per questo territorio non è diventare capitale italiana della cultura, magari, però non è importante. Però è importante il processo, sia il processo ex ante di presentazione del dossier, quindi dal 19 ottobre il periodo antecedente, quello che abbiamo già fatto, la partecipazione, il confronto, l'ascolto anche con la Commissione Cultura e poi quello che faremo da ottobre fino a marzo, sapremo l'esito, perché il processo al di là del risultato rimarrà, quindi è un processo nuovo che diciamocelo tra noi, questo territorio non ha avuto mai la responsabilità anche di dialogare, coprogettare tra tutti gli enti pubblici e privati, perché c'è stata sempre una visione più individuale, e quindi per cercare di aprirci noi come comune, ma anche tutte le associazioni, tutti gli enti, tutti i comuni della provincia, c'è bisogno di maturità, di poter fare un passo indietro e ascoltare e decidere, fare un punto di mediazione tra tutti i punti di vista per cercare di avere una progettazione condivisa. Questo ci ha premiato con il progetto Pinqua, perché abbiamo attuato questo meccanismo con la Fondazione, con l'Università di Architettura, e quindi stiamo procedendo anche nella costruzione del dossier. E quindi oggi andiamo a provare la costituzione del comitato, e veramente devo ringraziare perché abbiamo avuto 9 disponibilità di adesione tra enti pubblici e privati, quindi tra imprenditori e enti pubblici, e ovviamente questo comitato, quindi saremo 10 soci fondatori, il comune più 9 soci fondatori, questo comitato che si andrà a costituire da qui ai prossimi 15 giorni, avrà un direttivo costituito proprio dai soci fondatori e poi si aprirà ai soci sostenitori e poi agli sponsor, e per cercare anche di avere un contenitore che va oltre il comune stesso, dando voce a tutti gli imprenditori, ai rappresentanti di enti, per cercare anche di dialogare sulla visione che vogliamo dare da qui a 20 anni. Quindi il comitato, al di là del risultato di marzo, comunque rimarrà in vita. Quindi se diventassimo capitale italiana della cultura, sarà il comitato per la capitale. Se non riusciamo ad avere questo titolo, sarà il comitato della visione culturale da qui ai prossimi 20 anni. Quindi un comitato non solo economico, ma attivo. Quindi un contenitore anche propositivo, cercherà anche di non avere confini comunali ma almeno territoriali, perché abbiamo condiviso anche con i soci il nostro progetto di Ascoli Città Metropolitana, un progetto molto coraggioso.
perché voltarci verso la montagna e come capoluogo prenderci la responsabilità e la cura dei territori fragili ma molto ricchi culturalmente, artisticamente, identitariamente, territori anche ricchi di tradizione. E quindi la nostra responsabilità e la responsabilità di questo comitato è proprio di cercare anche di fare iniziative culturali diffuse e cercare anche di direzionare risorse per poter ridare un'anima a questi territori, perché i territori che hanno subito il terremoto, così come il capoluogo, come sapete, stanno perdendo abitanti più di altri territori che non hanno avuto il sisma. E quindi abbiamo la responsabilità non solo di ricostruire contenitori, che è importante, però se costruiamo case e poi non ci sono più persone che le abitano, non abbiamo fatto nulla. Quindi la responsabilità nostra e di questo comitato sarà di cercare di dare una prospettiva, una visione e ridare vita a questo territorio e anima a tutto il territorio biceno, quel territorio magico. E infatti stiamo anche dialogando con il commissario della Salaria, l'ingegner Soccodato, anche per cercare anche di valorizzare culturalmente la nostra Salaria, il collegamento da qui alla capitale. E quindi ringrazio veramente i soci fondatori perché hanno fatto uno sforzo anche economico, ma ancor di più uno sforzo personale, perché ho chiesto a tutti i soci di metterci impegno e di dare la disponibilità materiale e fisica per cercare anche di lavorare su questa visione, che è anche una visione, diciamo, più slegata dalla politica, no? Perché ovviamente noi siamo amministratori, dobbiamo fare tutti i giorni i conti anche con il volere del popolo, il volere delle persone, quindi comprendere anche i micro e i macro problemi. Però questo comitato cercherà anche di dare una visione esterna alla quotidianità che purtroppo tutti noi siamo impegnati. E quindi la costituzione di questo comitato è una cosa anche innovativa, perché in realtà l'ha fatto solo il Comune di Parma, questo modello. Abbiamo ripreso anche il modello di Parma, che ovviamente è un modello innovativo e futuristico, però è un processo che dobbiamo intraprendere, perché se non intraprendiamo questo processo innovativo e futuristico, Ascoli non ha futuro. Quindi vogliamo con questo comitato alzare la visione, alzare l'asticella, cercando di non guardare le beghe quotidiane della città e richiamando la città all'unità. Questo è il momento fondamentale per cercare di stare tutti uniti e elevarci, per cercare anche di tendere la mano all'altro, abbassando il giudizio e il pregiudizio, che purtroppo sono il male di questa società e sono il male di questa città. Quindi auspico che questo comitato avrà un voto unanime, perché, come dicevo, non è un comitato politico, anzi è un comitato apolitico che vuole bene al territorio e slegato dalle logiche partitiche. Grazie. Grazie Sindaco. Se ci sono... Consigliere Viscione, prego. Grazie Presidente, grazie colleghi. Una considerazione, Sindaco, favorevole per carità all'istituzione, alla costituzione del Comitato a supporto della candidatura che sinceramente mi auguro vada a buon fine e a marzo potremo festeggiare, perché sarebbe un successo per la città da qui ai prossimi anni. E quindi, voglio dire, in maniera positiva guardo questa iniziativa. Volevo chiedere, magari io non ho seguito il suo intervento che è stato di carattere generale, entrando un attimo nello specifico, capire un attimino come viene strutturato. Quali sono i soci? Qui vedo una distinzione tra soci fondatori, promotori, sostenitori, ordinari.
quindi come vengono individuati, so che ci sono stati dei bandi per l'individuazione, anche capire chi è che ha risposto, chi è che ha dato la disponibilità e chi comunque ha intenzione di metterci la faccia e un contributo, e poi magari capire se questo è un comitato chiaramente dinamico, immagino di sì, magari specifichiamolo meglio, dinamico anche da qui al futuro per avere altre, come dire, altri ingressi, altri contributi, ecco, contributi che non sono poi soltanto di carattere economico, ma anche poi di carattere soprattutto di contributo e di iniziative, no? Perché poi sono quelle che dovremo da qui ai prossimi anni portare avanti, a prescindere giustamente dal risultato che avremo a marzo, che tutti ci auguriamo che sia il migliore, ma qualora non lo fosse è chiaro che è un'esperienza che va in qualche modo portata avanti e strutturata. Ecco, capire quindi effettivamente come opererà, chi saranno gli attori, quali saranno le azioni che si in qualche modo svilupperanno da qui alle prossime settimane. Ecco, grazie per il momento. No, vediamo se ci sono altri interventi. Consigliere Girardi, consigliere Filiaggi. Sì, noi come gruppo vogliamo complimentarci con l'amministrazione, con il sindaco, perché vediamo in questa deliberazione un passo importante che va nella direzione di rafforzare le risorse culturali, le risorse anche di competenze e di arricchimento generale che deriva dal fatto che l'amministrazione è riuscita a coinvolgere 10 soggetti pubblici e privati. Vediamo in questo sforzo l'idea di lavorare insieme, di condividere un percorso, come diceva il sindaco, che è fondamentale per ridefinire lo sviluppo che dovrà avere la nostra città e per condividere, anche interrogandosi tra loro, questi soggetti, perché credo che sarà un tavolo di discussione aperto, dove ognuno porterà la propria esperienza, la propria visione di quello che può essere questa idea di Ascoli capitale della cultura 2024, ma anche di quella che dovrà essere Ascoli normalmente la nostra città, quale ruolo si può ipotizzare per questa città, come vediamo questa città fra 10 anni. E quindi questo tavolo secondo me è fondamentale per aiutarci a definire il futuro di questa città. Io ricordo delle frasi, degli slogan che nel passato sono state dette anche in queste sale: Ascoli città del Tronto, Ascoli città territorio, Ascoli città territorio, capoluogo di provincia che deve recuperare autorevolezza, deve recuperare il ruolo di guida rispetto a un territorio, come diceva benissimo il sindaco, anche a ovest, questo territorio che noi siamo abituati a guardare verso il mare, ma noi abbiamo un territorio dietro di noi ad ovest, verso Roma, che dobbiamo come dire, riconnettere con la nostra città, soprattutto dopo il sisma che ha fatto perdere anche della ricchezza materiale alla nostra città per via degli abitanti della zona montana che non sono potuti più venire nella nostra città. Quindi l'importanza di vedere anche questo collegamento secondo me è strategico, e quindi, come diceva il nostro sindaco, la Salaria come elemento immediato con la riapertura dei cantieri, quindi immediatamente avremo questa strada disponibile. Poi il sogno della ferrovia dei due mari, che io ribadisco al nostro sindaco, non va assolutamente abbandonato, perché noi dobbiamo sapere da uno studio di prefattibilità se questa cosa si può fare o non si può fare. Questo è un impegno che dobbiamo prendere, dobbiamo chiedere al governo, agli organi deputati, perché per noi si tratta di un'infrastruttura che può sembrare un sogno adesso, però fra 10-20 anni magari la si potrà realizzare e potrebbe essere veramente fondamentale. Quindi mi limito a fare questa constatazione, a complimentarmi ancora per questa visione innovativa che il nostro gruppo continuerà a sostenere con convinzione e con fermezza. Grazie. Grazie consigliere Filiaggi. Consigliere Girardi, prego. Grazie presidente, buonasera a tutti, buonasera sindaco, buonasera agli assessori e dirigenti presenti.
Io colgo l'occasione non certo per anticipare la risposta del sindaco al consigliere Viscione, ma per dire che le sue risposte le trova negli atti di convocazione di questo consiglio, della commissione che si è tenuta, quindi mi piace menzionare ad alta voce i soci che hanno già subito risposto: Fondazione Cassa di Risparmio, Magazzini Gabrielli, Fineplast, Genera, Assistenza 2000, Camera di Commercio delle Marche, Start e CIP, perché effettivamente siamo di fronte a un momento storico, quindi questo respiro di territorio che si unisce, questo recupero dei migliori rapporti dalla università, al netto di tante polemiche sterili che nei mesi scorsi su consulenze importantissime chieste ad altre università che avevano delle specializzazioni che si sono rivelate preziosissime e che nulla hanno tolto al rapporto che questa amministrazione ha improntato verso un approfondimento, una costruzione, uno slancio con l'università che si trova ad Ascoli, l'Università di Camerino, con le facoltà che si trovano ad Ascoli. È un percorso che, come ha detto il sindaco, sarà ancora più bello e più importante dell'arrivo, qualunque esso sia. Quindi mi rallegro della costituzione del comitato di scopo, che avrà personalità giuridica e che sicuramente il consigliere Viscione, leggendo gli atti, potrà cogliere in tutti gli aspetti descritti, che sono certa comunque che il sindaco sintetizzerà. Però magari si dà un'idea distorta ai cittadini, pensando che ci siano elementi che non siano stati resi disponibili alla lettura di tutti. Quindi questo modello Parma rispetto a questo bando pubblico recente, perché in fondo questo bando è, se non dico male, del 2015 come idea di proposta da parte di Franceschini, e quindi questo modello Parma, che tra i primi è quello da seguire, ci consente di pensare che il binomio di storia e di eccellenze agroalimentari, visto che Parma ha ottenuto l'Agenzia Europea per l'alimentazione, ovviamente Ascoli ha altre vocazioni altrettanto importanti, ma non certo, però c'è questo binomio della terra di Verdi, della lirica, del pregio architettonico del centro storico e delle eccellenze agroalimentari che connotano sia l'Italia, ma che trovano ad Ascoli, come a Parma, con le caratteristiche peculiari di Ascoli, un binomio che può essere pienamente valorizzato. Franco Arminio è stato qui qualche giorno fa, si è dichiarato a disposizione, come dire, sincera, generosa, per appoggiare proprio tutto quel percorso di valorizzazione delle aree interne, dei paesi. Non voglio dire altro per non prendere tempo, però il recuperato rapporto con gli artisti, gli intellettuali del territorio, Giuseppe Piccioni che ha girato un film, sono segnali. Non voglio dirne altri perché ne dimentico altri che in questi mesi sicuramente hanno collaborato. Sono i segnali di una apertura e crescita trasversale che mi auguro anche io che riceva il pieno sostegno e il pieno appoggio da questo Consiglio Comunale per comunicarlo a tutti gli altri comuni limitrofi che si sono espressi con molto slancio in favore di questo progetto di territorio. Quindi bene, siamo a disposizione, comincia un periodo di fermento che deve vedere tutti coinvolti rimboccandoci le maniche. Già molti sono al lavoro da domani in poi, quindi anche io mi associo alle dichiarazioni del capogruppo. Grazie consigliere Girardi, non so se ci sono altri interventi. No. Prego consigliere Premici. Grazie presidente, presidente, buonasera a tutti. Identità e coraggio credo che siano le parole che rappresentano questa delibera che ci accingiamo, magari credo di sì, ad approvare all'unanimità. Il coraggio perché rappresenta una delle doti che in questi primi due anni sono convinto stia contraddistinguendo questa amministrazione. L'abbiamo visto in diversi settori, l'abbiamo visto a partire dalla gestione della pandemia, lo abbiamo visto nel campo delle opere pubbliche, e lo abbiamo letto adesso con questa delibera
che vuole esaltare la bellezza della nostra città. La bellezza, ma anche l'identità, perché, come ha detto prima il sindaco, ripercorrendo un po' il passato, ci è sempre mancata l'unità in questo territorio. Sappiamo che l'Italia è fatta di campanili, sappiamo che il Piceno è fatto di tanti borghi, di tanti campanili a sua volta e di tante bellezze. Io mi auguro, come ha detto già il sindaco e come hanno detto anche i colleghi prima di me, che ci sia un percorso uniforme, unito, a partire da questa sera e che vada avanti in questo comitato, perché noi abbiamo tante identità da rivalutare. Gli ingredienti per fare Ascoli capitale della cultura, ma soprattutto il futuro di Ascoli, un futuro migliore nel campo sociale, nel campo culturale, li abbiamo già. Abbiamo anche la ricetta. Basta solo avere il coraggio di proseguire su questa scelta e esaltare solo ciò che già abbiamo. Quindi abbiamo già perso troppe opportunità, molti di voi ovviamente che hanno una grande esperienza politica nel passato lo sanno, troppi treni sono passati e non abbiamo presi al volo. Questo è un treno che dobbiamo assolutamente prendere, ma soprattutto che ci deve insegnare che possiamo crescere solo se viaggiamo insieme. Grazie. Grazie consigliere Premici. Consigliere Petracci, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come Presidente della Commissione Cultura sono molto felice di sostenere anche con il mio gruppo l'iniziativa della costituzione del Comitato di Scopo. È un comitato che avrà delle funzioni specifiche che abbiamo spiegato in commissione, che sono ben delineate nello statuto che accompagnava gli atti sia della commissione che del Consiglio Comunale. Con la costituzione anche di questo comitato di scopo rispondiamo a quella che era necessaria da tempo, cioè la richiesta di avere una visione per la crescita culturale della città, che poi si trasformerebbe inevitabilmente, fortunatamente, nella sua crescita turistica. Il richiamo ai turisti deve essere contestuale con un richiamo anche agli imprenditori, cioè bisogna, per la crescita della nostra città, invitarli ad investire sul territorio. E la creazione di questo comitato di scopo la vedo come un primo passo, una prima risposta a quella che alla fine è un'occasione, la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Molto spesso, prima di partire, prima di agire, è importante prefissarsi un traguardo. Vediamolo come un traguardo e stiamo correndo tutti a volerlo raggiungere. Forse ci mancava un traguardo importante, allettante per il suo finanziamento, e la novità questa volta è proprio che questo traguardo esiste, ci impegneremo tutti a raggiungerlo. Quello che fino adesso mancava forse è che questa città, con tutti i suoi soggetti pubblici e privati, questo territorio, anzi, voglio precisare, fino adesso proprio era mancato un interesse di un'azione corale, e questa è l'occasione che ci deve vedere tutti impegnati proprio per poter arrivare all'obiettivo, che non finisce con questo finanziamento che poi avremo, ma deve essere continuato, perché come diceva il collega Premici, è necessaria la ricetta, ma gli ingredienti ce l'abbiamo tutti, e quindi vediamo adesso di metterli insieme. E suggerisco di poter identificare chi aiuterà economicamente tutte le iniziative come veri e propri mecenati. È una parola desueta, ma forse rispetto al termine sponsor, no? Che va dalla partita di calcetto fino a una mostra di grande importanza in una grande città, il mecenate ha un significato molto più importante, perché non finisce lì. Il mecenate ha una visione molto più importante, più lunga e di spessore
nel contributo economico che dà a quelle che sono le attività culturali, in questo caso, che cercheremo di mettere in atto. Grazie, consigliere Petracci. Sono altri interventi? Non so se il sindaco per la replica. Ah, consigliere Celani, scusi, prego. Grazie, presidente. Buon pomeriggio a tutti. Dunque, bene, credo che siano state dette cose abbastanza sagge per quanto riguarda le finalità, lo scopo che effettivamente la città si propone. Ho sentito parlare di percorso, di traguardi e di coraggio. Consentitemi di fare due osservazioni banalissime, ma credo molto significative. Noi non dobbiamo pensare al traguardo, assolutamente, credo che il sindaco l'abbia fatto capire. Non dobbiamo pensare al traguardo, noi dobbiamo pensare al percorso che deve essere fatto per poter riannodare i nodi di un legame che noi avevamo con i territori in passato che oggi non ci sono più. Questo è il vero problema. Quindi utilizzare questo momento per inventarsi un nuovo percorso, e il percorso non deve soltanto attenti interessare le istituzioni pubbliche, ma deve interessare soprattutto la società civile, perché altrimenti si corre il rischio che tutti quanti dicono quando siamo belli e bravi, ma ce lo diciamo da soli, ed è ovvio naturalmente che è questo, no? È come quando si dice venite qui perché c'ho, ad esempio, a San Benedetto, giusto per dire qualcosa, abbiamo la spiaggia più bella del mondo, ma quelli che sono naturalmente a sud e a nord di San Benedetto dicono la stessa cosa. Il problema naturalmente sta nella qualità dei servizi e dell'accoglienza che io do alla gente che arriva su questo territorio, non certamente esclusivamente sulla bellezza del luogo. E lo stesso è il discorso chiaramente che noi dobbiamo fare, per cui il coraggio sta nel coinvolgere strutture privatistiche, soprattutto strutture privatistiche che sono al di fuori della nostra cintura. La dico grossa. Se noi potessimo coinvolgere, che so, degli imprenditori, operatori di qualsiasi settore economico, turistico e quant'altro, ad esempio della costa, ma non solo di San Benedetto, andando anche verso il nord, sarebbe una cosa fondamentale, sarebbe una cosa strepitosa da questo punto di vista. Lo stesso se noi riuscissimo a fare il coinvolgimento di aziende che sono ad esempio nella Val Tesino, nella Val Benocchia. Questo è il vero coraggio che noi dobbiamo avere, perché altrimenti ci meniamo chiaramente addosso mettendo dentro al comitato 10 comuni, ma che è ovvio che hanno quel minimo di interesse per avere quella visibilità che altrimenti da soli non potrebbero mai avere. Quindi l'aspetto fondamentale, il coraggio sta lì, così come naturalmente, ecco, attenti a non soffermarsi al traguardo, si deve guardare il percorso per arrivare, diciamo, a queste finalità, perché se dopo malaguratamente il traguardo non lo si taglia, dopo rimaniamo naturalmente con le mani vuote, ma se noi abbiamo fatto un bel percorso, ovviamente, sicuramente ci resta qualcosa. Molto spesso nelle gare c'è sempre chi arriva prima al traguardo, ma c'è sempre chi, ad esempio, nella Formula 1 ha fatto il giro più veloce. Sono due situazioni completamente diverse, che restano tutte e due negli annali, che tutte e due naturalmente hanno visibilità e hanno forza e attrattività verso l'esterno. Per cui su questo credo che il Comitato debba chiaramente lavorare, svincolato un po' da quelli che sono gli aspetti prettamente, diciamo, nostrani, nel senso è chiaro che il Comune di Ascoli lavora chiaramente per coinvolgere le istituzioni in questo modo, però facendolo il comitato, che è composto da imprenditori, che è composto da altre realtà socio-economiche, potrebbe naturalmente essere ancora più attrattivo per poter far entrare esponenti di questo tipo che vedono come il riconoscimento della capitale italiana della cultura su Ascoli un grande riconoscimento al tutte le componenti della società civile ed economica, dall'imprenditoria, non soltanto ovviamente, diciamo, l'aspetto prettamente culturale, perché guardate, non c'è soltanto la cultura del bene architettonico, ma anche c'è la cultura enogastronomica, c'è una cultura che deriva dalle tradizioni, no?
che in questo territorio si sono consolidate nei secoli, no? E noi abbiamo delle culture straordinarie, una cultura della civiltà contadina che ci ha permesso proprio di avere una società aperta, di avere un senso di solidarietà che gli altri non hanno, ad esempio. Quindi la cultura dobbiamo vederla in questo chiaramente senso, e quindi coinvolgere il più possibile coloro che possono dare un contributo chiaramente in questo senso, svincolato da quello che è naturalmente soltanto una visione talmente piuttosto stretta che riguarda il centro chiaramente di Ascoli, perché così ce la possiamo fare veramente, altrimenti il traguardo se lo si fa fatica chiaramente, se riusciamo sempre, se stiamo sempre a menarci addosso in questo modo. Comunque ottima l'idea, ottimo chiaramente gli scopi che ci si presuppone. Però ecco, attenti naturalmente al percorso, perché la partita di questo comitato e il risultato finale sta nel percorso che il Comune di Ascoli e che questo comitato ed altri enti, altre strutture, perché ci possono essere anche soggetti che non stanno nel comitato ma che possono dare un contributo eccezionale da questo punto di vista, riescono a fare tutti insieme appunto per arrivare al traguardo. Grazie. Grazie consigliere Celani. C'è in aula il dottor Scognamiglio, non so se c'è una chiosa sulla proposta prima della replica del sindaco. Buonasera a tutti. Beh, io volevo innanzitutto, per me è stato un onore e un piacere predisporre e accompagnare questo percorso che ha portato ad oggi a vedere la nascita e la costituzione di questo comitato, che nelle intenzioni del sindaco e dell'amministrazione tutta ha un traguardo ambizioso, e quindi le cose, diciamo, i traguardi ambiziosi, le cose non facili penso siano le cose più belle, perché coinvolgono tutti quanti. Quindi io non ho da aggiungere nulla, perché anche perché i documenti vi sono stati, diciamo, consegnati, penso ne abbiate preso lettura, e sono convinto, così come il sindaco e l'amministrazione, che questo rapporto stretto tra pubblico e privato non può che fare bene, perché si riesce a raggiungere una sintesi di quelle che sono le politiche, diciamo, in questo campo culturali, che non possono far altro che continuare a valorizzare sempre di più il patrimonio appunto culturale, in questo caso non solo di Ascoli ma di tutta la provincia, e quindi di riflesso della regione e a cascata di tutto il sistema Italia. Io vi ringrazio. Grazie dottor Scognamiglio. Se non sono altri interventi, il sindaco per la replica. Grazie presidente. Parto dal penultimo intervento fatto dal consigliere Celani, perché ha centrato fortemente l'obiettivo di questa amministrazione, che non è il risultato, perché noi faremo il miglior dossier, abbiamo fatto il miglior lavoro di partecipazione da oltre 8 mesi, però il risultato non dipende da noi, dipende da tanti fattori, quindi secondo me non è importante diventare capitale, sì è molto importante, però non è determinante. La cosa importante è il percorso, il processo di condivisione, di relazione, di coprogettazione, un modello nuovo, consegnare alla città una visione da qui a 30 anni, consegnare agli imprenditori sia locali che esterni una visione di dove vuole andare Ascoli, perché se noi diamo una visione chiara di dove vuole andare Ascoli da qui a 20 anni, un imprenditore che vuole investire guarda con interesse la nostra visione, se è compatibile e coerente con il suo investimento e la sua programmazione. E quindi è molto importante questo. Quindi secondo me il ruolo politico e culturale di questo comitato è proprio questo, di dare un nuovo strumento a questo territorio, di aprirsi, come diceva il presidente della commissione cultura Petracci, come diceva il consigliere, la consigliere Girardi. E quindi questa è una fase nella quale Ascoli può aprirsi al mondo e può attrarre il mondo attraverso
investimenti infrastrutturali importanti anche sull'aspetto digitale, sull'aspetto della visione, come dicevo, una visione univoca, perché se ci sono 100 soggetti che comunicano una visione del territorio, all'esterno la comunicazione è inefficace. Se invece tutti quanti comunichiamo una visione condivisa e partecipata, riusciamo anche ad essere attrattivi come lo siamo in verità. Io sono molto contento perché quest'anno abbiamo avuto il, poi ovviamente i dati ce li avremo tra un mese, forse tra due, però una delle migliori stagioni a livello turistico quest'estate, e ancora oggi ci sono turisti in città e nel nostro territorio. E quindi questo è il focus di questo comitato e voglio ringraziare l'assessore Ferretti, l'assessore della cultura, che con noi ha collaborato per cercare anche di dare una forma a questo comitato, come dicevo, una cabina di regia che non ha una visione interna ma esterna. E voglio ringraziare tutta la giunta perché insieme con me hanno condiviso questo processo e questo percorso. Voglio ringraziare il dirigente dottor Scogliamiglio perché ha colto subito la mia idea di voler fare questo comitato e grazie al suo lavoro siamo riusciti a mettere a terra, perché un conto è l'idea, un conto renderla operativa attraverso le procedure pubbliche. Quindi veramente grazie. E rispondendo al consigliere Viscione, allora, i soci fondatori metteranno 30.000 euro. I soci fondatori sono Magazzini Gabrielli, Fondazione Casse Risparmio, Fineplast, Società Consortile Genera, BIM Tronto, Assistenza 2000, Camera di Commercio delle Marche, Start SPA e CIP SPA. I soci sostenitori invece metteranno 10.000 euro, quindi apriremo poi l'avviso per i soci sostenitori, perché i soci fondatori saranno quelli che costituiranno il comitato. Poi apriremo i soci sostenitori e poi ci saranno anche i soci ordinari che metteranno 1.000 euro, chiunque vuole partecipare in questo comitato, e poi metteremo gli sponsor, quindi da zero speriamo tanto, e quindi questo aspetto. E sarà però importante che sarà una struttura, non un carrozzone politico, ma una struttura molto snella, perché il rischio era di farlo diventare un carrozzone, grazie al nostro segretario generale, grazie al dottor Scogliamiglio che si sono resi disponibili. Loro saranno il direttore, il segretario di questa struttura per non gravare costi aggiuntivi in questo comitato, e quindi avrà una struttura a spese zero, spese fisse zero. La sede del comitato sarà nel comune di Ascoli Piceno e quindi penso di aver detto tutto. Lo scopo di questo comitato è quello di valorizzare il patrimonio culturale della città, che è molto ricco e molto ampio, però grazie al processo partecipato che abbiamo fatto in questi mesi riusciamo anche ad avere una mappatura di tutto il patrimonio materiale e immateriale culturale e riusciamo anche a valorizzarlo con progetti e politiche di valorizzazione. E un'altra cosa che è importante è che abbiamo detto che al di là del risultato gran parte della programmazione che mettiamo nel dossier la realizziamo comunque. Questo è un punto di forza e quindi sarà importante anche questo piano triennale culturale che, come dicevo, darà una visione. E io, concludendo il mio intervento, voglio ringraziare anche il gruppo di lavoro che sta lavorando sul dossier, ma anche il comitato istituzionale, perché abbiamo avuto la disponibilità del nostro Vescovo, Sua Eccellenza
Pompili, dell'Università Unicam, della Politecnica, della Fondazione Cassa Risparmio, dell'Assessore alla Cultura regionale Giorgia Latini, quindi un lavoro veramente ampio che dà risalto e una visione molto alta, quindi cercando anche di coinvolgere i maggiori stakeholder, i maggiori rappresentanti per far diventare Ascoli un territorio centrale per il rilancio della nostra regione e delle Marche. Grazie Sindaco, sono consigliere in dichiarazione di voto. Prego consigliere Riccione. Grazie. Io volevo intanto, prendevo atto della difesa d'ufficio che poc'anzi la consigliera Girardi ha fatto, preferisco definirlo, non importa, è il mio pensiero, sono libero di poterlo esprimere, insomma. Ecco, quindi un atto di difesa per quella che invece è una cosa normalissima, discutere in un consiglio comunale che è l'istituto preposto per poter parlare alla città e ai cittadini. Quindi probabilmente pensava di stare in un'aula di tribunale, siamo in consiglio comunale ed è giusto che sia così. Quindi se vengo a chiedere delle spiegazioni, non perché non abbia letto gli atti, ma perché è giusto discuterne in questo consesso, e ringrazio il sindaco che ha dato delle risposte esaurienti alle mie domande, e ribadisco comunque il mio favore all'approvazione di questo comitato, proprio perché per quel percorso che da qui ad oggi si intraprende e che vedrà coinvolta tutta la città, ma oltre, abbiamo detto tutti quanti, anche il consigliere Celani, condivido, oltre i confini comunali, per poter arrivare a sviluppare un progetto interessante, molto interessante, da qui ai prossimi anni. A prescindere da come andrà la candidatura, ovviamente tutti ci auguriamo che possa essere vincente, perché sarebbe veramente un gran bel fiore all'occhiello per la nostra città. Quindi io ribadisco il mio voto favorevole, mio e del collega Narcisi del gruppo Prospettiva Ascoli. Grazie. Grazie consigliere Riccione, sono altri? Sì, presidente, posso? Allora, consigliere Girardi in delega al capogruppo, prego. Sì, brevemente solo per chiarire che delle domande legittime in quest'aula poste in un certo modo possono lasciare intendere ai cittadini che delle importanti fondamentali considerazioni di presupposto, quali i soggetti che hanno aderito e le regole formali di funzionamento, non fossero state previamente consegnate ai consiglieri né votate. No, vabbè, quando avrà tempo si rileggerà le sue dichiarazioni, quindi ritenevo utile per la trasparenza della cittadinanza che fosse precisato che era già tutto, soprattutto i nomi, poteva esserci qualche fraintendimento in qualcuno che ascoltava dal suo intervento, quindi era stata questa la mia necessità di precisazione. E ribadisco comunque che la difesa è di fiducia perché scelta, e quindi ovviamente consapevolmente nel fatto che siamo in una assise ben diversa dalle aule di tribunale. Quindi per il gruppo Insieme per Fioravanti confermo il voto favorevole. Grazie Presidente. Grazie consigliere Girardi. Consigliere Procaccini. Capogruppo non c'è, quindi... Grazie, esatto. Ringrazio per la parola. Brevemente, dichiarazione di voto ovviamente favorevole a questo percorso che vede la nostra città come capoluogo, capofila e portatrice, insomma, di interesse per il territorio. Favorevole anche perché vedo molto entusiasmo. Chiudo brevemente dicendo che da parte nostra sarebbe altrettanto ben voluto questo entusiasmo, ma anche e soprattutto la compartecipazione sul problema scolastico di questa città. Non voglio fare la molletta attaccata ai genitali di questa amministrazione, ma sicuramente è mio interesse voler partecipare a quella che è una priorità, ed è una priorità anche in merito a quella che è questo dibattimento di una città che aspira a diventare capitale della cultura. Se costruiamo una città capitale della cultura
ma senza riuscire a costruire il futuro di classe dirigente, perché non ci sono delle scuole. Dichiarazione di voto sulla proposta di liberazione del comitato. Ho chiuso. Quindi dicevo, Ascoli, città della cultura, capitale della cultura, è importantissimo, ma rischiamo di realizzare una città che potrebbe essere paragonata a una scatola di cioccolatini senza cioccolatini dentro. Oggi sono di oggi le notizie di cittadini che vanno sempre più fuori da questa città. Quindi ripeto, il problema delle scuole come opportunità di creare classe dirigente che continui, tra l'altro, a dare slancio e continuità a questa scelta e a questo indirizzo dell'amministrazione su Ascoli Capitale della Cultura. Aggiungo una cosa, sindaco, mi raccomando, non perdiamo l'entusiasmo iniziale di questo progetto e non non abbassiamo il tiro sul fatto che possiamo avere l'ambizione al raggiungimento del traguardo, perché adesso sento molto parlare che è più importante il percorso, è più importante il processo, e stiamo completamente quasi abbandonando quello che invece deve essere un traguardo, perché lei si è candidato come un sindaco ambizioso, e se c'è una cosa, insomma, che fa piacere da cittadino è vedere una persona e un sindaco e un'amministrazione che vuole portare lontano questa città. Grazie. Grazie consigliere Procaccini, sono altri. Consigliere Speri, prego. Buonasera a tutti. Faccio mia l'esortazione del sindaco e ne condivido pienamente sia l'entusiasmo che le prospettive, laddove lui parlava prima di cercare di avere un processo partecipato, un processo che veda tutta la città, indistintamente dalle idee, dalle ideologie, per portare a casa questo risultato. Condivido anch'io il fatto che questo, diciamo, conta molto il modo in cui si fanno determinate cose, ma ovviamente non posso esimermi dal dire che non possiamo pensare di giocare una partita senza la determinazione di volerla a tutti i costi vincere. Le condizioni sono difficili, abbiamo delle condizioni particolarmente difficili in loco, ne siamo tutti consapevoli, e spero che, come diceva il consigliere Procaccini, non venga mai meno l'entusiasmo e la buona volontà, e soprattutto mi rendo conto in questo tipo di processo la resistenza alla fatica che inevitabilmente questo tipo di attività comporta e la resilienza per poterla portare avanti aggiustando di volta in volta il tiro. Quindi io aggiungo, per quanto riguarda le dichiarazioni di voto, il voto sicuramente favorevole di Ascolto e Partecipazione. Ovviamente poi il giudizio di merito dovremmo per forza darlo sui fatti, su quello che sarà la possibilità e la capacità del comitato di allargare ai cittadini, al territorio, non solo al territorio cittadino ma al territorio allargato, addirittura alla regione, perché se Ascoli dovesse centrare l'obiettivo in toto, cioè città della cultura, sarebbe un successo regionale, non soltanto locale, quindi ne beneficerebbe tutto il territorio. Per quanto riguarda il resto, dicevo, non si può non essere d'accordo con questo tipo di prospettiva, non si può non essere d'accordo con una visione che vede Ascoli al centro di un processo di sviluppo. Le note dolenti probabilmente diventeranno quelle di come portare avanti questo processo di sviluppo, di quale sono l'ordine di grandezza, l'ordine di importanza in cui le cose devono essere messe, e anche, perché no, la capacità del comitato, di chi sarà, di portare avanti e di essere, diciamo, di fare proposte adeguate a quello che è la grandezza dell'obiettivo stesso. Al di là di questo, comunque, per quanto riguarda questa fase, non posso fare altro che sposare in toto il progetto. Sono contento, sarò ancora più contento se Ascoli veramente darà questa immagine, anche perché le prospettive alle quali siamo davanti non sono ottimali, e quindi questo tipo di capacità, laddove questa capacità poi venga supportata dai fatti, naturalmente, perché ora parliamo soltanto di cose in fieri, parliamo di un progetto che è tutto da costruire, però sicuramente qualora questo dovesse avere, come dice il sindaco più volte, di riuscire a metterlo a terra, è ovvio che bisogna che un pneumatico, come dice una famosa pubblicità, la potenza è niente se non si riesce a avere un appiglio. Il progetto d'altronde è la stessa cosa della leva. Io spero che si possano muovere le leve giuste, si possa cambiare atteggiamento su tutta una serie di cose che penso non siano producenti a questo tipo di risultato, e se questo avverrà, sicuramente da parte nostra e dei cittadini che rappresentiamo ci sarà una risposta sicuramente positiva. Grazie. Grazie consigliere Speri. Sono altri consiglieri in dichiarazione di voto? No, allora possiamo andare in votazione sulla deliberazione relativa alla costituzione del comitato a supporto della candidatura del Comune di Ascoli Piceno a capitale italiana della cultura 2024, provvedimenti.
Consiglieri favorevoli? Proposta approvata all'unanimità. Immediata eseguibilità della deliberazione. Consiglieri favorevoli? Immediata eseguibilità approvata all'unanimità. C'era il consigliere Simonetti che sull'immediata eseguibilità è rientrato. Passiamo al successivo punto, adesione all'Associazione Reti Italiane Città Sane, OMS. Si fa presente che nella seduta del 31 agosto 2021 la Commissione Consiliare Ambiente ha espresso la qualità della vita e ambiente congiunta, hanno espresso parere favorevole all'unanimità. Prego l'assessore Volponi, 5 minuti per la relazione. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Oggi poniamo l'attenzione del Consiglio Comunale alla proposta di deliberazione per l'adesione all'Associazione Rete Italiana Città Sane. Il progetto Città Sane è promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con l'intento di supportare i paesi nel diffondere il concetto di salute pubblica e di sviluppare le politiche locali per la salute. Quindi il progetto nasce per aiutare le città a concretizzare proprio questi obiettivi. Le parole chiave sono salute a tutto campo, salute quindi non con l'accezione di semplice assenza di malattia, ma di benessere in toto della persona, quindi benessere fisico, psicologico, sociale, quindi già i latini parlavano mens sana in corpore sano, quindi ancor di più, ecco, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato questa definizione. E oltre questo, il benessere del singolo come benessere della comunità. E questo l'abbiamo provato con mano nella pandemia attuale, che il benessere della comunità è primario, no? Di fronte anche al benessere del singolo. E le città come promotrici di salute. Questi sono i tre punti fondamentali. Quindi la salute è il punto centrale delle politiche per migliorare proprio la qualità della vita dei cittadini. Quindi in Italia questo progetto Città Sane nasce nel 1995 come movimento di comuni, diventa nel 2001 associazione no profit senza scopo di lucro e ad oggi si contano più di 70 città italiane, Modena era capofila, attualmente Ancona, Bologna, Milano, Città del Sud, quindi città di tutta la penisola italiana. Questo è oggi c'è stato il primo incontro a cui mi sono collegata insieme alla dottoressa Massoni e ci hanno ringraziato dicendo che sono lieti di accoglierci e noi rappresentiamo la seconda città delle Marche dopo Ancona. Una città sana cosa significa? Una città che sta bene. A quali macro aree, a quali elementi, a quali discipline deve poi andare a prendere in considerazione? L'ambiente sicuramente, quindi il verde, la qualità dell'aria, la qualità dell'abitare, con tante altre ovviamente componenti, no? Anche la qualità dell'acqua, sicuramente sì, la sostenibilità, cioè l'ambiente in armonia con la natura, la coesione sociale, nessuno deve rimanere indietro, deve rimanere escluso, la partecipazione, quindi i vari progetti che ci saranno nel territorio devono essere
condivisi, supportati dai cittadini, dagli enti, dalle associazioni del territorio. I bisogni, sembrano scontati i bisogni, ma non è così: l'acqua, la sicurezza, il riparo, la casa, il lavoro, l'economia. Una città che ha un'economia sana, un'economia viva, vitale, è una città in crescita, una città dove si sta bene. Le tradizioni, è stato detto anche precedentemente quando si è parlato appunto di Ascoli come città capitale della cultura, quanto siano fondamentali le tradizioni, valorizzare le nostre radici. Questo ci accomuna, accomuna tutti e avvicina i gruppi, avvicina le persone. La sanità. Sanità che significa salute per tutti, col concetto di equità, e cercare di elevare a livello ottimale quelli che sono i servizi. Salute, salute, come dicevamo, che è un benessere, benessere che però non è un prodotto, ma è un processo, è un percorso che si deve continuare a migliorare e a portare avanti nel tempo. Questa rete, adesso avendo fatto questa premessa, quindi di quanti settori noi possiamo andare a toccare per migliorare la qualità della vita dei cittadini, offre la possibilità di condividere, quindi è un circuito, diciamo, virtuoso, no? In quanto si possono condividere progetti, idee, formazione, informazione. Quindi creare una rete che sappia aiutarsi, per esempio intercettare anche dei bandi europei che siano in comune con tutti. Questo consente quindi di avere una visibilità a livello nazionale, a livello internazionale. Noi possiamo prendere i progetti dagli altri, ma non sicut simpliciter così, ma noi possiamo anche essere propositivi, possiamo anche essere noi portatori di progetti e portare e rendere la nostra città attrattiva anche sotto questo profilo. Quindi ci sono poi giornate mondiali organizzate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il meeting nazionale, oggi c'è stato il meeting nazionale dove sono state premiate 3 città che hanno ricevuto l'Oscar della Salute, perché hanno presentato dei progetti che sono stati considerati validi. Quindi la rete italiana, poi accreditata anche dalla rete OMS europea, e aderisce anche all'ANCI. Questa è stata una breve premessa per farvi un attimo rendere dotti di che cosa significa questa rete. Io voglio cogliere l'occasione per ringraziare in primis il sindaco, il quale ha avuto sempre una grande disponibilità e sensibilità nei confronti della tematica della salute dei cittadini. Lo ha dimostrato durante la pandemia, ma l'ho dimostrato ancor prima, quando ha pensato di istituire un assessorato ex novo, che è quello della qualità della vita. Voglio ringraziare il Presidente del Consiglio, che mi è stato molto vicino durante tutto il periodo estivo, anche per l'organizzazione delle commissioni qualità della vita, quindi ringrazio il dottor Tacchini, che mi è stato di grande supporto, e la Pantaloni Francesca, che ha condiviso anche la commissione congiunta. Ringrazio gli uffici, ho visto prima l'architetto Galanti, ma purtroppo si è dovuto assentare per una visita medica, ma mi ha detto che è disponibile eventualmente anche telefonicamente. E un caloroso ringraziamento alla dottoressa Massoni, la quale ha dimostrato una grande disponibilità, competenza e professionalità. Grazie a tutti. Grazie assessore Volponi. Allora, se ci sono interventi in merito, consigliere Simonetti, poi consigliere Filiaggi. Prego. Prego, consigliere Simonetti. Grazie Presidente, saluto ai colleghi. No, mi volevo riallacciare a quello che ha detto la dottoressa Volponi, quando ha parlato di formazione e informazione.
merito all'informazione e formazione anche nella sicurezza del lavoro, cioè qualità della vita e anche rispettare e tutelare i lavoratori durante, durante il loro vivere quotidiano, per quando vanno a lavorare la mattina e devono tornare a casa la sera. Mi faccio riferimento a ricordo che l'11 ottobre c'era la giornata nazionale per le morti sul lavoro, quindi questa è anche una data che ci deve far pensare, far riflettere che la sicurezza sul lavoro è una qualità fondamentale per una città sana come deve essere Ascoli. Tutto qua, grazie. Grazie consigliere Simonetti. Prego consigliere Filiaggi. Sono contento di questa deliberazione, perché un po' sono sensibile ai temi dell'ambiente, ai temi della sanità, e quindi ringrazio l'assessore Volponi, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questa delibera, e colgo l'occasione per magari aprire una riflessione che mi veniva in mente mentre ascoltavo le parole della dottoressa Volponi. Durante il periodo Covid abbiamo tutti vissuto questa limitazione della libertà personale, però è stato anche interessante osservare questo cambiamento di abitudini di molti cittadini, di molti appunto cittadini, amici, parenti, eccetera. Abbiamo visto tutti il grande movimento che si è creato in città, nelle frazioni, abbiamo visto tutti un incremento delle persone che si muovevano, che passeggiavano. E questo, voglio dire, è stata una cosa molto bella, molto positiva, perché va in direzione di un miglioramento della salute, perché il movimento è una parte fondamentale. E notavo che la città è molto ben percorribile, è molto ben attrezzata per favorire questi spostamenti, è ricca di aree verdi in tutti i quartieri, e diciamo che questo ha favorito anche, come dire, il superamento in modo ottimale anche del periodo Covid. Diciamo, la nostra città è stata più attrezzata sotto il profilo della disponibilità di spazi vicini a casa per poter passare appunto quel brutto periodo. E mi veniva in mente a questo punto anche la necessità di poter migliorare questa situazione. Come? Per esempio connettendo meglio alcune zone della città che necessitano di essere, come dire, maggiormente sicure nella connessione pedonale, ciclabile pedonale, per poter favorire appunto questo movimento. Penso ad esempio alla zona di Via Adriatico, dalla zona di Porta Maggiore per arrivare a Porta Cartara, che è un bellissimo percorso che poi porta alla cartiera papale, al fiume Torrente Castellano, oppure alla partenza per Colle San Marco da Porta Cartara. Tra l'altro lì occorrerebbe anche migliorare anche la segnaletica, perché tantissimi gruppi che partono da lì sono un po' disorientati. Ecco, quindi cogliamo l'occasione in questa visione di città più sana di immaginare una situazione migliorata, come ad esempio stiamo intervenendo molto bene a San Filippo, dove so che a giorni iniziano i lavori per evitare quel punto pericoloso della pista ciclabile, no? Sul ponte di San Filippo. So che a giorni inizieranno i lavori per sbancare la sponda a giorni, a settimane, diciamo, no? Speriamo di sì. Ecco, eliminare quelle criticità che non consentono una piena magari percorribilità della città. È una cosa importante, molto importante, perché la nostra città sotto questo profilo può anche essere più accogliente per i turisti che hanno camminato molto quest'estate, e quindi migliorare questo sistema ci dà un quid in più, una possibilità in più di rendere la nostra città più accogliente. Ecco, colgo l'occasione anche per porre in evidenza il grande lavoro che si fa sulle piste ciclabili, con i nuovi lavori che si andranno a sviluppare per il prolungamento della pista ciclabile, che deve essere un nostro obiettivo completare, favorire il completamento per arrivare fino al mare dal nostro centro storico. Anche questo è un lavoro che va fatto, che è molto importante, che noi continuiamo ad evidenziare e a sostenere. Ah, penso, ecco, questa è una riflessione che volevo fare, perché credo che sia in linea con quello che è il nostro progetto di miglioramento della città,
tra l'altro mi sono appuntato anche all'ampliamento degli orti urbani, il miglioramento del verde, bisogna piantumare, bisogna mettere a dimora alberi, in linea con quello che è anche la crisi ambientale che stiamo vivendo in questi giorni con il convegno sul clima, e sulla valorizzazione delle sponde fluviali, che può essere veramente, quest'estate c'è stata veramente il pienone lungo i fiumi, lungo il Castellano, lungo il Tronto, è una cosa importante, perché con i cambiamenti climatici ci sarà sempre più bisogno di luoghi freschi, di luoghi diciamo dove potersi rinfrescare, e avere questo patrimonio dentro la città è una cosa importantissima. Grazie. Grazie consigliere Filiaggi. Consigliere Tacchini, prego. Buonasera a tutti i presenti. Vorrei tornare un attimino indietro per dirvi che quando con la dottoressa Volponi abbiamo intrapreso questo percorso, per noi è il secondo percorso in ambito amministrativo, ci siamo spesso confrontati e ci siamo sempre detti: ma noi da medici che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo curare la nostra città, ma curarla significa entrare proprio nel merito di quanto la dottoressa ha detto. Cioè, noi non ci dobbiamo limitare agli aspetti prescrittivi, ma agli aspetti globali del cittadino, dell'essere umano, dell'essere inserito nel contesto sociale. Ha ben detto la dottoressa, e confermo io, che oggi star bene non significa non avere una malattia, ma significa star bene proprio nella interezza, nella completezza, nella integrazione psicofisica dell'individuo. Quindi gli aspetti internistici e gli aspetti psicologici si integrano perfettamente tra loro. Quindi noi da medici stiamo dando il nostro contributo, lo stiamo dando io come presidente della commissione qualità della vita, la dottoressa come assessore, e direi che questa nostra delibera che ora si andrà ad approvare diventa un ulteriore tassello che rientra proprio negli aspetti globali della nostra città, e aspetti che poi si agganciano alla precedente proposta di candidatura proprio alla cultura, perché cultura significa anche benessere culturale, benessere dell'anima, benessere urbanistico, benessere architettonico. Quindi c'è una totale integrazione di questi fattori. Il collega Simonetti prima ha fatto cenno agli aspetti della salute dei lavoratori, ma quando io da consigliere sto dando il mio contributo, lo sto dando proprio perché sono stato medico del lavoro, sono medico igienista, quindi conosco le problematiche lavorative, e credetemi, insomma, ho fatto molto proprio per venire incontro al lavoratore, ma al lavoratore inserito nel contesto sociale, nel contesto lavorativo, nel contesto cittadino. Quindi ripeto, andiamo avanti in questo percorso. Sicuramente, come ha detto bene il sindaco, è bello intraprendere il percorso, sì, pensare al traguardo, è un traguardo ambizioso, un traguardo molto difficile, però sicuramente dobbiamo pensare ora a percorrere questa strada e a cercare di dare il meglio di noi stessi. Le competenze ci sono, l'assessore Ferretti sta dando il massimo, stiamo dando tutti quanti quello che possiamo fare, e probabilmente raggiungeremo qualcosa, però sicuramente saremo ben contenti di averlo fatto tutti insieme questo percorso, perché ci dobbiamo stringere la mano, come l'abbiamo fatta oggi con tutti i colleghi, anche con i colleghi dell'opposizione, perché il miraggio è quello unico, di fare di questa città una città ambita, una città amata, una città desiderata, una città in cui tutti vogliono venire e ci vogliono vivere bene, la vogliono conoscere, la vogliono apprezzare, proprio per quelli che sono i valori artistici, i valori architettonici, i valori culturali. Ecco, i valori culturali sono molto importanti, perché sono quelli che fanno bene all'anima, come dice la dottoressa Ferretti, con la quale ci siamo confrontati. E credetemi che il fervore culturale, quell'aria di cultura, quell'aria dantesca che abbiamo respirato nei giorni scorsi, fa bene a tutti.
Vi ringrazio. Grazie consigliere Tacchini. Sono altri consiglieri in dichiarazione di voto. Prego consigliere Costi. Due parole. Esprimiamo il nostro voto favorevole, ovviamente. Salute e sanità devono camminare di pari passo. Innegabilmente lo devono fare oggi più di ieri, perché tale condizione è stata certificata maggiormente dalla contingenza del coronavirus, ben prima, insomma, dalla strada già tracciata dalle condizioni generali esistenti pre-Covid. Per cui, scontata questa imprescindibilità, la prevenzione deve essere prerogativa della politica locale. E noi, come decine di città italiane, centinaia, migliaia di città in oltre 30 paesi nel mondo, non possiamo sottrarci a recepire proposte e temi partecipati per essere gli attori di un film a lieto fine sulla necessaria consapevolezza della salute pubblica, che anticipa ovviamente ogni sfida futura. Su ogni sfida futura. Su questo tema delicatissimo, che oggi ancora più di ieri, no, è balzato spesso negativamente agli onori delle cronache, abbiamo il dovere e la responsabilità di affrontare ogni strategia di ogni settore dell'attività amministrativa al fine di ridurre rischi e minacce per i cittadini e produrre, come dice giustamente l'assessore Volponi, benessere, sostenibilità, coesione sociale. Lodevole quindi l'iniziativa, poiché affatto scontata, che è destinata a migliorare certamente anche il rapporto tra amministrazioni e cittadini, tra cittadini e cittadini. Quindi, come ancora dice l'assessore, benessere inteso come processo, non come prodotto. Io direi ancora di più. Non precludiamoci alcun traguardo. Silenzio, per favore. E miriamo in alto. Miriamo ad un'emozione inaspettata. Puntiamo all'Oscar della salute, in tempi brevi, con un'iniziativa che ci possa innalzare all'attenzione dell'OMS e porti Ascoli Piceno al centro della salute del mondo. Grazie. Grazie consigliere Agostini. Se ci sono altri consiglieri in dichiarazione di voto, allora andiamo in votazione sulla proposta di deliberazione relativa all'adesione all'Associazione delle Città Italiane delle Città Sane. Consiglieri favorevoli? Delibera approvata all'unanimità. Immediata eseguibilità della deliberazione. Consiglieri favorevoli? Immediata eseguibilità votata all'unanimità. Ora, per il successivo punto all'ordine del giorno, inviterei il vicepresidente del Consiglio, il consigliere Fringuellucci, a prendere il mio posto, in quanto il mio gruppo è interessato nella votazione e quindi per educazione istituzionale e trasparenza cedo a lui la presidenza. Le schede sono state distribuite? Allora, in seguito alla modificazione dell'assetto dei gruppi consiliari, è necessario riorganizzare la presenza degli stessi gruppi all'interno della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia. Voteranno questo passaggio solo i gruppi interessati, ovviamente, ai cambiamenti che ci sono stati, quindi i rispettivi consiglieri hanno ricevuto la scheda su cui dovranno scrivere il nome del nuovo componente della commissione. Quindi io chiamo intanto i consiglieri scrutatori. È lui che c'è. Che sono Tacchini, Speri e Pantaloni.
sentiamo le spalle copertissime. Sì, ma non ci dobbiamo mangiare. Cappelli Luca. Cappelli Luca. Cappelli Luca. Cappelli. Speri Massimo Maria. Bono. Cappelli Luca. Mi dici quanto? 5 cappelli, uno Speri e uno Bono. Allora, i votanti sono stati 7 votanti, 5 voti al consigliere Luca Cappelli, 1 al consigliere Alessandro Bono e 1 a Massimo Speri. Benissimo. Allora, mettiamo in votazione la delibera che approva praticamente questa votazione. Consiglieri favorevoli? All'unanimità. A questo punto passiamo alla immediata eseguibilità della delibera. Consiglieri votanti? All'unanimità. Approvato. Io rilascio la postazione. Non c'è stato questo patto. Grazie, buon lavoro. Grazie al consigliere, al vicepresidente consigliere Fringuellucci per questa votazione. Allora, adesso ci sarebbero state in sequenza due proposte, il consigliere Fringuellucci è più alto, aveva alzato il microfono. Due deliberazioni relative alla cittadinanza onoraria. Siccome si riteneva opportuno magari fare un consiglio ad hoc per queste proposte, allora quindi le rinviamo ad un consiglio ad hoc, a più consigli ad hoc. E metto quindi in votazione questo rinvio. Consiglieri favorevoli a questo rinvio? Rinvio all'unanimità. Quindi, non essendoci altro da deliberare, il Consiglio termina qui. Vi saluto, buona serata.